E alla fine Americo Di Benedetto, ad arrivare dietro il riconfermato sindaco Pierluigi Biondi, Americo Di Benedetto che si dice comunque soddisfatto del risultato, ancora una volta è riuscito a trainare le liste dietro di sé. C'è ovviamente un po' di amarezza nel constatare che il centro-sinistra diviso in questa tornata elettorale abbia comunque portato subito la vittoria al primo turno il centrodestra compatto con Pierluigi Biondi. Una Stefania Pezzopane che invece si è detta fin da subito abbastanza tranquilla e serena, era consapevole del risultato, pensavano in casa della deputata Dem di poter arrivare perlomeno al ballottaggio. C'era comunque una situazione abbastanza definita per quanto riguarda la distanza rispetto al centrodestra. Alla fine ballottaggio non è stato, è stato invece anche terzo posto per Stefania Pezzopane, quindi sicuramente delusione in tal senso per l'ex presidente della provincia e senatrice appunto dell'Aquila. Del bene che la città mi vuole per l'ennesima volta, non dimentichiamo che io vengo da 5 anni fa dove la lettura politica e amministrativa di questa città poteva essere differente. Sono stato l'unico consigliere eletto 3 anni fa di non governo in provincia dell'Aquila con i voti della città dell'Aquila, quindi io ero l'unico a rappresentare l'opposizione in consiglio regionale. Oggi vengo nuovamente posto all'attenzione della città capoluogo di regione con un consenso straordinario che mi riempie di gioia ma al contempo di grande responsabilità. Sono orgoglioso ma responsabile perché la città mi ha dato un mandato forte in tal senso e che deve avere un percorso di credibilità ma anche di ferma posizione su base regionale per ribadire che lì dove si vadano a fare riflessioni anche sull'attuale governo regionale rispetto al quale io sto all'opposizione, bisogna fare un passaggio che necessariamente deve portare un'attenzione preminente sulla città dell'Aquila. Credo che questo risultato, almeno da un punto di vista politico, segni questo elemento di demarcazione.